Buonasera, benvenuti a tutti. Ci ritroviamo riuniti anche quest'anno in questo contesto meraviglioso per chiudere l'intenso ciclo di attività, tutte legate all'arte, organizzato dal Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini. Visto che il cammino di oggi è interessantissimo e ricco di sorprese, iniziamo il nostro viaggio che ci pone una domanda. Cosa ci racconta la musica e cosa si nasconde dietro a ogni frase musicale, perché tutte le emozioni che ci scatena dentro quando la ascoltiamo. Questa musa sembra racchiudere un mistero. È bello credere che sia così. In realtà, se ci pensiamo, la musica è il più diretto dei linguaggi dell'universo. Auerbach ha detto: solo la musica è un linguaggio universale e non ha alcun bisogno di essere tradotta, perché tramite essa l'anima parla all'anima. Il modo in cui ci cattura resta comunque un mistero da spiegare. Citando Arthur Schopenhauer, il compositore di musica ci rivela l'essenza intima del mondo, si fa l'interprete della saggezza più profonda e lo fa in una lingua che la sua stessa ragione non comprende. Non è forse un incanto come Bach sia riuscito ad avere grandi intuizioni, a comporre musiche celestiali e contemplative dell'infinito, un'armonia che si rigenera in modi sempre nuovi, fra simmetrie, ripetizioni e mutamenti che si abbracciano tra loro. Questo è l'eterno viaggio che ci propone il titolo di questo nuovo capitolo musicale. Il programma attraverserà in poco tempo diverse epoche. Ricordiamo che la musica si definisce arte del tempo perché è un'arte che si svolge in una dimensione finita, ma per miracolo ci porta nell'infinito. Compagni di viaggio saranno i nostri cari Antonella Fontana e Dennis Ippolito. Partiamo allora insieme a loro in questo infinito viaggio tra i misteri della musica. Il primo brano che vi proponiamo è scritto da una delle figure più importanti del genio italiano, il siciliano Alessandro Scarlatti. Padre di Domenico Scarlatti, fu il più stimato compositore di musica barocca. Maestro del contrappunto, è stato uno dei principali fondatori della grande scuola musicale napoletana. Ombre opache, tratta da Correa nel seno amato, è una cantata dal tema pastorale dove l'autore trasmette tutto il dolore del protagonista per l'amore non corrisposto dalla sua amata. La voce inconfondibile di Antonella Fontana si articola con il ritmo e la matrice musicale in modo perfetto. L'architettura e gli intervalli melodici sono ben gestiti al pianoforte dal valido maestro Dennis Ippolito. Un miracolo tipico di questo genio da parte sua Scarlatti. Riesce a legare in maniera impareggiabile la parola alla musica. Buon ascolto. Thank you.
musica di Bach ci dà l'impressione di essere presenti nel momento in cui Dio creò il mondo, ha detto il filosofo Nietzsche. Vi prego di porre molta attenzione al pezzo che segue. Sono due brani in coppia firmati da Johann Sebastian Bach. Sono tratti dalla Passione secondo Matteo, un'opera straordinaria per ricchezza artistica e profondità teologica. Fu scritta nella sua prima versione nel 1727 e modificata nel 1936. Essa rievoca la memoria degli ultimissimi giorni della vita di Gesù Cristo. Le note dolci e nello stesso tempo angosciose sono mirabilmente perfette, raccolte in una pietas cristiana universale, si intrecciano in un prezioso ricamo con le parole del poeta Picander, nome d'arte per Christian Friedrich Henrich, che a loro volta si basano sui capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo. Ricordiamo che il genere del recitativo è spesso di carattere narrativo e porta avanti la trama, come la voce dell'evangelista o le varie voci dei personaggi della Passione. Le arie commentano i fatti in modo poetico, insistendo sul valore edificante e spirituale per l'individuo. Il valore che l'evento ha per noi, la sua collocazione nel disegno di Dio. Nell'opera le arie si riferiscono idealmente ai tre sentimenti dominanti della colpa, della pietà e della speranza. Esistono però anche coppie di recitativi e arie dal contenuto interiore e sarà una di queste gemme che Antonella Fontana ci farà ora ascoltare. Come dicevo, i due pezzi sono conseguenti l'uno all'altro. Il primo è un recitativo fortemente drammatico che potenzia un momento di intensa concentrazione religiosa. Il secondo è un'aria costruita su una melodia di ineguagliabile bellezza. Ho tradotto per voi il testo di entrambi i pezzi dall'originale tedesco. Wie wohl mein Herz in deiner Stimme recita. A pensare che il mio cuore si disfa in lacrime quando Gesù si allontana da me, così il suo testamento mi riempie di gioia. La sua carne e il suo sangue, prezioso tesoro, lascia in eredità fra le mie mani. Così come nella terra non poteva altrimenti se non amare i suoi, così ama noi fino alla fine. L'aria, Ich will dir mein Herz schenken, recita: voglio donarti il mio cuore, là discendi, mio Salvatore. Fra le tue braccia io mi abbandono, se il mondo è piccolo per te. Tu per me sei più del cielo e della terra. Thank you.
brano romantico che vi suonerò è il terzo sonetto di Petrarca di Franz Liszt, intitolato Io vidi in terra angelici costumi. È il penultimo gioiello non solo della prima parte di questo concerto, ma anche del secondo libro degli anni di pellegrinaggio dedicato all'Italia. Questo è il testo del sonetto. Io vidi in terra angelici costumi e celesti bellezze al mondo sole, tali che di rimembrar mi giova e duole, che quanto mio appare sogni, ombre e fumi. E vidi lacrimar quei bei due lumi che han fatto mille volte invidia al sole, e udii sospirando dir parole che farien gir i monti e stare i fiumi. Amor, senno, valor, pietate e doglia facean piangendo un più dolce concerto d'ogni altro che nel mondo udir si soglia. Ed era il cielo all'armonia si intento che non si vedea in ramo mover foglia. Tanta dolcezza avea pieno l'aere e il vento.
Chiude la prima parte barocca del concerto lirico, un brano del compositore Georg Friedrich Händel. Nato in Germania nel 1685 e naturalizzato inglese. Muore a Londra ormai cieco nel 1759. È considerato uno dei compositori barocchi più rappresentativi tra il XVII e il XVIII secolo. Ma diciamolo, si annovera fra i grandi geni della storia umana. Visse alcuni anni in Italia, dove frequentò Scarlatti, Corelli, Marcello. Difatti, le sue opere sono scritte in italiano. Il Giulio Cesare è un'opera in tre atti su libretto in lingua italiana di Nicola Francesco Haim. È apprezzata per la superba scrittura vocale, dal forte impatto drammatico in una vicenda ambientata ad Alessandria d'Egitto, dove amore, politica, eroismo, gelosia e vendetta si intrecciano in un ricco numero di recitativi e arie alternati. Se pietà di me non senti è un'aria dal secondo atto intonata dalla regina Cleopatra, di grande intensità drammatica. Cleopatra, inizialmente innamorata di Giulio Cesare per diplomazia politica, si accorge ben presto che il suo è diventato un sentimento autentico, ma non ricambiato. Ascoltiamo, nelle vesti di Cleopatra, Antonella Fontana. Thank you.
fondi. Ottimo, iniziamo. Giacomo Puccini, il più importante compositore italiano della generazione post-verdiana, nacque a Lucca nel 1858 da una famiglia di musicisti. I Puccini erano maestri di cappella del Duomo di Lucca. Nel 1891 si ritirò a Torre del Lago, posto ideale per la sua passione per la caccia e le baldorie tra artisti. Fu lì che compose le sue opere di maggior successo. Dopo il primo fiasco alla Scala di Milano del 1904, voluto da qualcuno per motivi tattici, Giacomo rimaneggia la Madama Butterfly, che avrà il meritato successo al Teatro Grande di Brescia. Morirà a Bruxelles nel 1924. Madama Butterfly è un melodramma in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa. La costruzione è in brevi episodi, a tasselli nella prima parte e a quadri drammatici di ampio respiro nella seconda, sempre improntati a una ricercatezza estrema e a una sensibilità dovuta soprattutto alla cultura musicale francese. Mi riferisco agli studi svolti dall'autore su Debussy e Ravel. L'aria Un bel dì vedremo è la celebrazione della speranza. Siamo di fronte a un dramma psicoanalitico, un'apoteosi del mito femminile, così caro a tutta la cultura di fine Ottocento. Antonella Fontana nel ruolo di Ciocio San, Butterfly. Thank you.
nostro maestro scrive come primo impegno la Manon Lescaut, grande trionfo operistico. Qui il compositore toscano cala l'asso della sua passione wagneriana e all'inizio del terzo atto inserisce questo intermezzo sinfonico. Ascoltandolo è impossibile restare differenti davanti a tanta commozione, bellezza timbrica, tenerezza. Tutte queste sensazioni le condivideremo con le doti pianistiche del maestro Dennis Ippolito. Buon ascolto.
1813-1901, autore di melodrammi. Domina la scena lirica dell'Ottocento. L'Aida è un'opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, scritta per celebrare l'apertura del nuovo teatro de Il Cairo nel 1870. La principessa Aida è caduta in mano agli egizi. Il re d'Egitto si prepara a difendersi dall'invasione etiope in marcia per liberare la prigioniera. Inizia la guerra, il condottiero Radames è scelto per la difesa dell'Egitto, ma in realtà ha intenzione di ridare libertà e patria ad Aida, che ama. Ed è da lei ricambiato. Amneris, figlia del re, gelosa, cerca di smascherare la tresca. Dopo una lunga serie di vicende, Radames sarà murato nella cripta insieme ad Aida. Nella romanza O cieli azzurri, Aida, innamorata, si reca al tempio di Iside per vedere il condottiero egizio e pensa che se avrà da lui l'ultimo addio, si getterà nel Nilo. Con questi pensieri e parole saluta la sua patria.
tenevo a dirvi una cosa su quest'aria che ho cantato. È con grande emozione che l'ho cantata, perché questa la cantava sempre la mia insegnante, Luisa Maragliano, la conoscete tutti. La grande Luisa Maragliano cantava sempre quest'aria perché ha cantato moltissime Aide in tutto il mondo. E io ho avuto per la prima volta il benestare da lei di cantarla. La prima volta, perché non è mai successo che lei abbia detto di sì a un'altra allieva, quindi questo è con grande, veramente con grande privilegio che ve lo dico. Compositore italiano tra i più famosi operisti dell'Ottocento, Vincenzo Bellini nasce a Catania nel 1801 e muore nel 1935. Come vediamo, la sua vita fu molto breve, ma il successo folgorante. In Francia conosce Chopin e il suo linguaggio musicale si colora di soluzioni nuove, ma è lì che si spegne all'età di 34 anni. La norma sul libretto di Felice Romani è giustamente considerata una delle opere più celebri del melodramma italiano dell'Ottocento. La vicenda narra di due sacrileghe trame d'amore e ricalca la tradizionale antica tragedia greca. Castadiva è la pagina più celebre composta da Bellini che Norma, sacerdotessa gallica, eleva alla luna come una preghiera. Una piccola nota che ci farà sorridere: il compositore Frantal Alevi, francese, che spopolava in quegli anni, dichiarò che avrebbe barattato tutta la sua musica per quest'aria. E poi Castadiva si commenta da sé, soprattutto cantata da Antonella. Thank you.
Miss Ippolito che al pianoforte ci delizierà con un secondo intermezzo. Entra in scena Pietro Mascagni, vissuto dal 1863 al 1945, cioè a cavallo tra 800 e 900. Occupa un posto rilevante nel panorama musicale. Compositore eclettico, scrisse opere, operette, musica vocale, strumentale, nonché canzoni, romanze e composizioni per pianoforte. Il 1891 vide il debutto a Roma di una sua opera, L'amico Fritz. Il carattere drammatico dell'intermezzo emerge già nelle misure introduttive, dove spicca un arpeggio virtuosistico. Ma ascoltiamolo dal vivo. Eccoci all'ultima tappa del nostro viaggio oggi. È stato infinito, certo, non nella durata, ma nel mondo sonoro in cui ci ha portati. I Vespri siciliani
È un'opera lirica di Giuseppe Verdi scritta in francese. Debuttò all'Opéra di Parigi nel 1855. I Vespri siciliani è l'espressione con la quale viene ricordato lo storico massacro di circa 2000 invasori francesi, compiuto dai siciliani a Palermo nel 1282. Tutto si incentra sulla storia amorosa della duchessa Elena, sorella di Federico d'Austria, con il giovane siciliano Arrigo, che poi si scopre essere figlio del governatore francese Guy de Montfort. Montfort, in quel tempo, dominava la Sicilia con ferocia e crudeltà. Il popolo lo odia e serpeggia una rivolta capitanata dall'eroe nazionale Giovanni da Procida e la duchessa Elena, che vuole vendicare suo fratello. Il matrimonio tra Elena e Arrigo si farà, ma la donna nulla può per salvare il marito e il suocero dalla vendetta del popolo. Nel quinto atto Elena sta per sposare Arrigo quando riceve in regalo dei fiori. Lei ringrazia con un'aria d'opera che viene descritta come una siciliana e intona «Mercè dilette amiche», che in realtà è un bolero. Thank you.